per quanto riguarda le proposte agli investitori istituzionali italiani, ma io allargherei al tema europeo di JP Morgan, l'offerta chiaramente è molto varia. Abbiamo dei fondi pensione a livello europeo che investono in prodotti molto sofisticati con noi, e abbiamo poi prodotti tradizionali nell'azionario e nell'obbligazionario. Dipende un po' chiaramente dall'asset allocation del fondo preso in considerazione. I termini che sono comuni alle offerte che fa JP Morgan possono essere chiaramente la qualità, la profondità da un punto di vista della ricerca e tutti insomma quei grandi numeri sui quali si può valere una società delle dimensioni di JP Morgan Asset Management. In particolare all'evento di quest'anno noi ci siamo soffermati un po' più, visto che il tema era l'eticità e la appropriatezza dell'investimento per il singolo investitore, per il singolo individuo, diciamo, quindi poi tutto quello che va ad influenzare le prestazioni finali che un fondo pensione deve erogare. Ci siamo concentrati di più sull'approccio al rischio, che talvolta viene sottovalutato, e abbiamo offerto l'esperienza di JP Morgan nella valutazione di modelli di rischio che non si affidino alla distribuzione normale dei rendimenti, ma bensì a delle caratteristiche come le fat tails, la correlazione tra le diverse asset class, le correlazioni seriali, che hanno un impatto importante sulla dimensione relativa, diciamo, del rischio. Quindi un portafoglio stimato con un modello normale presenta un rischio che è più basso di quello che si ritrova nella realtà e di quella stimata dai modelli un pochino più precisi che usano le fat tails, le correlazioni. Sulla base di questo si è visto poi che un portafoglio nel quale vengono inseriti degli investimenti alternativi riescono in funzione che venga sostituita la parte obbligazionaria o azionaria, riesce a mantenere la stessa volatilità incrementando il rendimento, oppure mantenere lo stesso rendimento diminuendo la volatilità, e l'asset class che è stata scelta per sostituire parte dell'investimento in azioni e obbligazioni è sempre quella alternativa, perché è quella più decorrelata dalle asset class tradizionali. E infine il mio intervento è arrivato a dire che ci sono delle modalità per investire in prodotti alternativi che sono liquide e molto trasparenti in formato UCITS e significativamente meno care di altri metodi di investire in prodotti alternativi, quindi forse vale la pena vedere un po', diciamo, chiamiamolo un investimento passivo nel mondo alternativo, perché io riesco a dare il rendimento di mercato, quindi il beta, all'investitore tramite questi prodotti che sono estremamente trasparenti, UCITS e liquidi.